Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Amici di Movida Television, ben ritrovati da Ita Piccolo, ci troviamo al Maschio Angioino per la kermesse di Made in Sud in dedica per Massimo Borrelli. Voglio il Massimo, quindi faremo delle interviste one to one, seguite il servizio. Amici di Movida Television, eccola, stellare più che mai, la presentatrice di questa sera insieme a Gigio Rosa direttamente da Radio Marta e l'ufficio stampa di noti artisti della canzone napoletana, e non solo, si prodiga molto per il sociale, tipo questa serata Voglio il Massimo, dedicando tutto al nostro Massimo Borrelli, grande amico tuo è stato, Francesca Scognamiglio. Siamo cresciuti insieme, grazie Ida, grazie a te, grazie a Movida Television, a Lucio Ruggero, che è insomma l'editore di questa splendida realtà televisiva. Sì, io e Massimo siamo cresciuti insieme, pensa che io avevo tipo 16-17 anni che muovevo passi nel mondo dello spettacolo e ho incontrato sul mio percorso i primi amici, tra cui appunto Peppe e Massimo, e quindi siamo cresciuti insieme, poi ci siamo ritrovati sempre su diversi palchi fino ad arrivare al grande successo di Made in Sud, dove abbiamo avuto la fortuna di continuare a lavorare insieme, e quindi è nel cuore di tutti noi, però per qualcuno lo è ancora di più in qualche modo. Adesso invece racconteremo nel dettaglio anche la finalità di questa associazione Massimo Borrelli Hollus. Questa associazione è stata fortemente voluta dalla sorella di Massimo, Maria Rosaria, insieme anche naturalmente al socio di sempre dei 2x2, ovvero sia Peppe, e nasce proprio per una volontà di Massimo, che lasciò detto che dopo di lui avrebbe avuto piacere a far sì che potessero altre persone non soffrire in qualche modo di quella che è stata la sua malattia. E allora è nata questa associazione volta ad aiutare le famiglie delle persone malate, perché ricordiamo che molto spesso i familiari, per raggiungere a volte i propri cari che sono ricoverati in altre città, devono comunque affrontare diverse spese, e quindi noi raccogliamo fondi per aiutare loro, ma soprattutto per la ricerca, affinché finalmente questo grande male possa in qualche modo essere sconfitto. Penso che si stia sviluppando, si stia verificando qualcosa di bello, è vero? Anno dopo anno siamo testimoni di grandi passi che fa la ricerca e siamo felici di raccontarlo. Francesca, tanti saranno gli ospiti questa sera. Tantissimi, talmente tanti che insomma sto adesso ripetendo la scaletta. Per ti lasciamo ripetere la scaletta. Da Made in Sud a tanti altri amici che rispondono sempre a questo appello, perché non esistono rivalità, soprattutto quando c'è la solidarietà, siamo tutti amici e siamo tutti qui per la stessa causa. Viva la solidarietà, viva Massimo, vogliamo sempre il Massimo. Per te Massimo. Ciao Francesca. Ciao, ciao. Ma Gigio Rosa, le nostre telecamere Movida Television al Maschio Angioino per questa kermesse Made in Sud. Ida Piccolo che mi intervista, cioè veramente non potevo sperare di meglio, grazie. Ma non grazie, si era mai vista grazie. Sta cosa? Non lo so, però mi sono emozionato. Scusate. Salve, siamo al Maschio Angioino e ho il piacere di intervistare Ida Piccolo. Ciao Ida. Ciao Gigio, è sempre un piacere mi essere. Mi fa molto piacere incontrarti questa sera. Allora, di che cosa succederà stasera? Cosa succederà su di questo palco? Vabbè, si illuminerà d'immenso perché penseremo al nostro amico Massimo Borrelli. Grande, sarà una grande festa, davvero non vedo l'ora di viverla, davvero. Senti, continua tu. E ricorderemo la simpatia e soprattutto il grande uomo che è stato. Sì, grande, grande amico, una persona per bene, una persona umile, un ragazzo pieno di talento, di sorrisi, ne aveva per tutti. Io l'ho conosciuto per tantissimi anni, ho collaborato con lui a serate, spettacoli e naturalmente programmi radiofonici, mai sentito Massimo parlare male di qualcosa o di qualcuno e non ce l'aveva. Quindi Massimo, questa sera ti festeggiamo ancora una volta, perché quella di stasera, sottolineiamolo, è una festa
festa per Massimo. Ma dietro questi festeggiamenti però c'è qualcosa, c'è l'aiuto, il sorriso e soprattutto il donare. Sì, sicuramente sì, ed è un dono che può essere fatto sempre, in qualunque momento, quindi questa sera è sicuramente una delle tante opportunità che questa associazione genera nel corso dell'anno. Insomma, noi dobbiamo seguirli, seguiamoli, ecco, anche con un piccolo gesto, magari con un click sui social, magari condividendo qualche iniziativa. Insomma, sicuramente è molto importante supportare la causa, ricordiamolo, ricerca contro il tumore al pancreas, facciamolo. Facciamolo perché è molto importante. Anche perché ai giorni d'oggi, oggi cresce sempre di più. Sì, vabbè, insomma, il tumore è un problema sicuramente dei nostri giorni, chiaramente non lo abbiamo dimenticato con la pandemia e non saremo noi i primi a doverne parlare. Insomma, noi faremo solo il nostro umile gesto di dare un contributo alla causa, far sì che se ne parli e che magari si contribuisca il più possibile. Si ripete anche, perché no? Quindi contrastiamo per questo momento, quindi con la dolcezza, con la bravura, la simpatia. Tu tieni tutto di bello, tieni qualità, misura. Ne esagerai, Davi, ne esagerai. Radio Marte. Radio Saluto Marte. A Malfino, certo. E anche a Malfone. Malfino e Malfone. Gigi Rosa per gli amici di Movida Television. Salutaci, salutaci. Ciao Movida Television, un abbraccio, forti. Voglio il massimo. Sempre, onlus. Ci siamo? Buonasera! Buonasera, benvenuti a Maschio Angioino, a Voglio il Massimo Show, con me, Gigio Rosa. Grazie, grazie mille, uso il microfono in prestito, ma sta arrivando, eccolo qui, vedi, è arrivato subito, aspetta che lo prendo io, ecco qui, perfetto. Prima norma anti-Covid violata, perfetto. Salve, salve a tutti, buonasera a tutti. Scusate, non chiediamo gli applausi, però stasera, visto che quella di stasera è una festa, lo chiediamo, e anche un po' di voce. Applauso e voce, facciamoci sentire. Andiamo. Intanto, Francesca, dobbiamo ringraziare subito sì. Reinpensa e NAP 12 Inch Band. Un applauso. Grazie ragazzi per questo raggio di sole con cui abbiamo dato inizio alla nostra serata, che sarà una grande festa. Una festa che viviamo ogni anno, mediamente una volta all'anno, ma chissà, potremmo anche viverla qualche volta in più. Possiamo anche fare un bis, assolutamente. Ebbene sì, è bello ritrovarsi. Voglio il Massimo al Maschio Angioino. Tra i tanti cabarettisti che illumineranno l'intera serata troviamo anche Alessandro Bolide. Ciao Alessandro. Eccomi qua. Diciamo che ci illumina una stella che è Massimo, sì. E quindi siamo qua per lui. È una bella cosa ritrovarsi. Ma poi la bella cosa che vi accomuna tutti è la semplicità e allo stesso tempo anche la simpatia. Quella che comunque serve a piccole nozioni di andare avanti. Diciamo, sono quelle cose più importanti, semplicità e simpatia, quindi quando vedi le persone un po' altezzose, dici, No, quelle no. Da dire che ce ne fotte, cioè vai da solo, noi restiamo con i piedi per terra, diciamo. Bravissimo, ma Alessandro Bolido in questo momento cosa sta facendo? Cosa sta creando, organizzando? Organizzando, diciamo, lavorativamente parlando, Radio Ibiza tutte le mattine dalle 7 alle 9 con Fabio Still. Ultimamente ho partecipato anche a un grande capolavoro, l'ultimo di Mario Martone, qui rido io, che è stato in concorso al Festival di Venezia, un piccolo ruolo, però contento di aver fatto parte di questa grande squadra di tanti attori napoletani, in primis Tony Servillo, che sono la forza di Napoli e non solo. Ma tu me lo devi salutare a Fabio Still, eh? Lo salutiamo? Certo, Fabio Still fa delle storie Fabio Still con quegli occhi, lui è il tenebroso, io il simpatico. Cioè la storia mi è stata sempre così, lui acchiappa, io acchiappo solo, niente di che. Ma la simpatia è quella che fa breccia in ogni cuore, quindi continua così Alessandro. Vabbè, diciamo così. Viva, voglio il massimo e anche Peppe Laurato che si impegna tanto. Vabbè, si impegna tanto e mangia pure tanto, a me farlo mangiare di meno. Peppe, mangia di meno, te lo sta dicendo pure Alessandro, te lo dico pure io, l'amica tua, mangia di meno che è importante. Vogliamo il massimo per te. Sempre. Ciao. Movida Television. Movida Television. Baci. Ciao. Ho diritto un rimbalzo. I am a fool. Proprio io. Ma che... Si sente bene il microfono? Sì. Bene, bello l'acustica. Diciamo che il primo viene mandato sul palco giusto per vedere come funziona il microfono. E il primo dice al secondo che entra si sente una chiave, il secondo dice ma forse si sente meglio, alla fine si sentirà molto bene. Fatemi sentire un applauso forte per Massimo, siamo gli amici di Massimo, non ce ne siamo andati, siamo ancora qui! Questo periodo che non si capisce niente, questo periodo che anche un'asta è chiave di te. Ma come si fa? Mannaggia miseria.
E in questo periodo dove soffriamo, perché adesso lo devo dire, sta pandemia ci ha condizionato. Voi vi sentite condizionati oppure no? No, solo tu, solo tu. Anche specialmente il napoletano mi saluti e può salutare, può abbracciare. Perché ci vuole abbracciare? Baciare, riabbracciare. I pizzicotti in faccia. Il direttore di palco, sì, perché non è solo artista, cabarettista, comico, è anche direttore di palco, il grande Rosario Toscano. Non dire così, cavò, affinché che si offendono i veri direttori di palco, per carità. Questo lo sai fare benissimo. Per carità, diamo una mano, abbiamo imparato qualcosa durante le mie poche ore di palco, quindi praticamente cerchiamo di dare una mano. Sei sempre umile, Rosario. Te può attiggiare, lo dico in napoletano. Grazie assai. Rosario, dai, diciamo anche qualcosa per il nostro amico Massimo Borrelli, che vive ancora in noi. Ma sì, è una cosa che è bellissima e ci sentiamo più che altro in dovere di fare, perché ricordare Massimo è sempre un qualcosa di sensazionale. E poi Peppe lo sente ancora di più, specie in queste serate. Assolutamente sì, sono dei carissimi amici che ci conosciamo da sempre, per cui lo posso dire, lo sentiamo tutti tantissimo, ma Peppe in particolar modo. Ricordiamo il duo di una volta, ma lo ricorderemo sempre con tanto amore e tanta speranza che tutto questo male che abbiamo possa essere lieve, possa essere comunque trasformato in qualcosa di bello, ecco. Sì, già praticamente stasera ci stiamo provando. Speriamo che in futuro avremo risultati ancora maggiori. Vogliamo avere i risultati. Grazie Rosario. Grazie Moira a voi. Television, saluta. Un bacio a Moira Television e mi raccomando, donate, donate, donate. Bravo. Ciao. Che la giudici insieme. No, voglio. Il primo lockdown io veramente ho avuto paura, ero timoroso, ma io che non si scendere. Niente, non si poteva uscire. Infatti si avvertivano i parenti, non uscite. Io a mia mamma e mio padre, che erano un po' più anziani, papà, mamma, state a casa, non salutate nessuno. Ma chi la porta? Non salutate nessuno, non date la mano, niente si muore. Amici, non poteva mancare Antonio Daddio, sempre presente in eventi sociali, soprattutto questi dove anche a lui gli regalano tali emozioni inconfondibili, fino a stare bene. È vero, sì, e in questo periodo ne stiamo facendo tanti, anche insieme, sì, di eventi di solidarietà, beneficenza, riempiono il cuore, quindi ti fanno affrontare bene poi tutte le giornate e le difficoltà che incontriamo. Poi Massimo io lo conoscevo bene, come lo conoscevi tu, e quindi ogni anno che si fa questa manifestazione per raccogliere fondi ci siamo. Antonio, hai visto quanti artisti ci saranno questa sera? Ma tantissimi, li ho scovati un po' nel backstage, mi fa piacere, perché quando si è chiamati corrono in massa. Ascolta, diciamo anche qualcosa per far sì che il pubblico, ecco, resti sempre vicino a noi e si unisca per l'associazione Massimo Borrelli Onlus, ovviamente per la famiglia e per la sorella di Massimo. Sì, infatti c'è questa operazione da quando è morto Massimo, dobbiamo fare in modo che si raccolgano tanti fondi, perché tante persone che poi sono e verranno nel futuro colpite da questa malattia, da questo male del secolo, perlomeno insomma si possano curare. Quindi la ricerca è fondamentale e per la ricerca ci servono soldi. L'unico modo per uscire di casa è Lugano. Che dico, Lugano, scende! Scende, Lugano, gli fa accanto pannolone. Scende! Ma mio, non vede Lugano, 15 anni. Fa una pisciatella, fa una pisciatella! Passata la polizia municipale, allora il cane, no, ma fa, ma non me la, sto facendo niente! E il sacchetto della spazzatura? L'hanno sempre schifato, Ida, ci sempre schifato, sacchetto, ti ho sempre schifato, ti ho rifiutato, nel senso che ti rifiuto, ma perché ti schifo? Invece con la pandemia tutti, il sacchetto, ma che? E poi la staffetta, mia mamma, mio padre, mio fratello, ma che via? Sacchetto, buttavi, tornavo, piavo palloncini, compiavo, niente, sacchetto, ci ne vado a voi. Amici di Movida Television, qui al Maschio Angioino con Ludo Rudi per Voglio il Massimo. Come state ragazzi? Benissimo, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, tutto a posto, tutto bene. Quindi questa sera daremo il massimo? Ma sempre, assolutamente, ma soprattutto quando poi si parla di giuste cause. Massimo era un nostro grande amico e siamo veramente onorati di essere qui, ma lo dico veramente con tutto il cuore. Parliamo dell'associazione Massimo Borrelli Onlus, si sa lo scopo, la finalità, soprattutto di avere risonanza, cosa che comunque ultimamente non stiamo vedendo, Ludo.
Vabbè, diciamo che stasera ho visto un po' di amici, anche volti noti che sono qui con il cuore, come dicevamo prima, e sono convinto che nel nostro piccolo faremo un po' di rumore. Perché questa causa merita veramente tutto il sostegno delle persone che ci stanno seguendo, delle persone che sono qui questa sera, che hanno acquistato un biglietto per contribuire a una cosa fantastica. Voglio veramente, non venite meno, come si dice a Napoli. Poi ecco, vi dico, mi raccomando, aiutateci, perché il biglietto ha giusto un costo simbolico, Rudy. Ma assolutamente un costo simbolico, e poi per una causa giusta e per ricordare un grande artista che veramente è sempre nei nostri cuori. Quindi per i prossimi abbiamo bisogno anche di voi. Questa sera con Ludo, Rudy, Mr. Heidi sul palco, cosa ci canterete? Canteremo il pezzo con Mario Rea, Porto Lontano, e a voi vi chiedo sempre di metterci tanto cuore e tanto amore, ragazzi, perché queste sono le cose che fanno bene al cuore. Vi ringraziamo e un saluto per gli amici di Movida Television. Un saluto a tutti voi e seguiteci sempre. Sia la cosa più bella. Sempre. La mattina mi asciutasse e non ci stai, e se non giorno tu marisci che te ne vai, se fin di notte insieme a luna manca tu, io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce, rido scura, ma poi mi scelgo da questo sole e ci stai tu. Portami lontana, nessuno mai l'ha fatta prima te, tu ti ne amavi in mano. Dimmi che cammini insieme a me, tu portami lontana. Ora si chiama, stringiamo con te, non sento più il dolore. Una carezza io mi perde questa amore. Mana stringono ancora, passeranno calore, quando non ti vedo sto silenzio fa rumore. Solo con l'occhio tu, l'amore è mille colore, quando rinno giuro, cascavisse, quando mi va bene faccio muro. Solo con cuore tu, portami lontana. Dimmi che cammini insieme a me, tu portami lontana. Ora se chiama, stringiamo con te, non sento più dolore. Con una carezza io mi perdo questa amore. Ma quando ti conosce il mondo, prima ti incontrare, sapevi che ha visto cuore, se era innamorato. Come si vede stasera, forse più bello da ieri. Ma devo dirmi, sei fermata a casa, portami lontana. Con noi ci sono gli Arteteca per gli amici di Movida Television, Enzo e Monica. Dove vado prima? Da Monica? Eh sì, il gentil sesso. Ciao a tutti gli amici di Movida, ciao. Ma per Massimo diciamo qualcosa? Allora, guarda, io l'ho già detto nelle interviste precedenti, io è una cosa che riesco a fare molto difficilmente perché mi emoziono, cioè sono, diciamo, sul palco molto la parte forte del duo, ma in realtà sono tutta scema, quindi... Aspetta, la bambina, gli ormoni, cose, un po' più, si emoziona più facilmente, quello, eh? Gli ormoni stanno tirando a calci? Sì, sono passate 3 anni, però è ancora così... Sì, 3 anni prima c'ha gli ormoni che il corpo sta chiedendo di avere, poi c'è il momento di 9 mesi, gli ormoni, poi 3 anni dopo gli ormoni, sembra si sta su. Abbiamo capito, si sono un po' sbizzarriti gli ormoni, va bene ancora, esatto. Anche a me mi capita la stessa cosa, ragazzi. Diglielo. Insomma, anche a me mi capita. Lo so, e a te quanto c'ha il bambino? 19 mesi. 19 mesi, voglia ancora gli ormoni a... Salteranno proprio, faranno salti di gioia. Va bene ragazzi, voglio il massimo per l'associazione Massimo Borrelli Ollus. Diciamo l'ultima cosa, l'ultima parola chiave per far sì che i nostri amici di Movida Television riescano per l'appunto a donare. Ma allora Massimo era la persona più generosa che abbia mai conosciuto in vita mia, e dobbiamo imitare Massimo. Massimo era un generoso e tutti noi dobbiamo essere almeno un po'
generosi quanto lui e quindi donare, anche perché lo scopo è quello. Monica, tu ti emozioni, quindi non vengo proprio da te? Voglio dire solo donate, 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 perché è una cosa importantissima. Donate, mi raccomando. Salutiamo gli amici di Movida Television. Ciao battiti! E ciao cuori. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti! Posso ciao. Spostare un poco? Ehi, a me perché mi hanno dato un microfono? Ciao, è meglio con lei. Chi ha parlato? Buonasera a tutti. Kait. E va venire a forza mio marito. Dice di che rimane a casa, spagna mi sono trappe visite, viene a fare, invece che la tua piglio pitch. E me la dà troppo forte. Ma che è un duo nuovo? La gente sta da per niente, che lo portate a fare a tuo marito? Che l'hai portato a fare? Se non spieghi non si capisce. Buonasera comunque, si potrà su come due poveri manoni. Tenete questo applauso forte per Massimo! Madonna, non li vedo però. Allora, ecco. Ma non ci abbiamo mai due luci su di loro? No? Vabbè, fai. Ah, io tenivo le luci. Ah, pizzolo! Ah, pizzolo! Sì, ma calmati, no, non ha, se no glielo chiedi prima. Ah, ce l'ho chiesto. Allora. Con i miei bei modi ho chiesto. Sì, molto eleganti. Sì. Allora, iniziamo con una presentazione perché noi, insomma, siamo entrati così senza. E presenti, a presente. Presenti, allora, che cagiarisci? Non lo so, chi si chiama? Presenti, io chi sono? Dici, come si dice? Puoi presentare? Ok, fa. Allora faccio io la presentazione. Mio, signore e signore, qui con voi stasera Monica Lima degli Arteteca! Grazie! E che cosa stai fa? Aspetta, mo ti presenti a te. No, no, e lasci sta, ho fatto io, continuo da perché? Solo. Ma magari se mi fai partire una base che è così... È prezioso, sì. Coppa e luce, coppa e base ci danno. No, a me me la fa partire, poi te la pago io questa base se me la fa. Ma ci mammi da però non sa pure. Ladies and gentlemen, let's welcome the stage and give a big hand to the biggest star in the world, Mr. Enzo Iuffariello! Grazie, ma non perché lo voglio dire, non lo voglio far notare, ma il mio applauso è stato più forte del tuo. È normale, tu hai fatto tutto su bordello. Cioè, hai fatto una presentazione, pare che era Brad Pitt. Alla fine che è uscito, è Enzo Iuffariello. Vabbè, ma perché lo, che lo dici così? Io così mi chiamo. E tiene pure un cognome merda. Cioè, che significa questa cosa? È come se siamo in un ristorante stellato, arriva il cameriere con il vassoio, il cumoglio sopra e dice: signori e signori, ecco a voi un filetto alla Wellington guarnito da carote e julienne. Ah, il suo cumoglio gli ha abbracciato le maiale. Ma che metafora è? Che sono abbraccioli? Abbracciolella. Vabbè, io insomma, ho voluto fare una presentazione così perché noi abbiamo bisogno in questo periodo in particolar modo del calore della gente, no? Poi noi, lo sapete, siamo partiti dal basso. Specialmente lui l'è rimasto, basso. No, allora, innanzitutto io volevo ringraziarvi tutti per l'affetto che ci avete dimostrato sui social in questi mesi difficili di pandemia, sì. Quindi un applauso lo facciamo noi a voi. È stato l'unico grazie. Modo per sentire la gente vicino. È vero. La verità è che abbiamo un debito verso di voi. Eppure verso la banca. Mo oggi siamo potuto che stasera non ci fa una manca, quindi... Simone... Perché che tieni verso la banca? Un mutuo di 30 anni. Infatti, amore mio, devi cambiare 70 anni. Magari non ti dici 100 anni. Quanti anni hai tu? 40. Il mutuo quanti anni dura? 30. 40 più 30 quanto fa? 70. E perché vuoi cambiare 100 anni? La volta che parla tu mutuo, tu lo pure una zepir. E noi qui abbiamo Miss Over, città di Napoli, Maria Grazia Liguori, qui a Voglio il Massimo. Ciao Maria Grazia. Ciao carissima, buonasera a tutti e sono qui emozionata di essere in questa bellissima location, soprattutto essendo una buona napoletana e c'è tutta la mia solidarietà, quindi forza e vai per questa bellissima serata, grazie. Viva Massimo Borrelli sempre con noi, grazie Maria Grazia. Grazie a tutti voi. Niente, Dio ti sei avvicinata a me, Deva, ti si sfogate, fate quello che volete. La cosa importante è che non toccate la mela. Eva che voleva?
si mise nelle orecchie di Adamo e diceva: voglio la mele, voglio la mele, voglio la mele, e tanto che bacette e tanto che dicette, convinse Adamo a prenderle la mela. Ma perché, che gli disse? Adamo, se non mi porta mele, scordo da Natana. Io non sono d'accordo. Quindi chi comanda? Io penso che l'unica donna che veramente comanda, ha sempre comandato a casa mia, è una sola. Chi? Mia mamma poteva comandare. Mia mamma si poteva permettere di comandare. Brutto. Mia mamma faceva tutto lei in casa e quindi... Bruttizia. Ma che? E com'è bruttizia che la mamma... Allora tu la devi smettere di parlare male di mia madre, capito? Mia madre è una bravissima persona. Che hai detto? Tua madre è una strega. Quando mi vede mi dice un sacco di cattiverie e quando non mi vede me le dice alle spalle. Tua madre va dicendo in giro che non potrò mai essere una buona moglie perché non so cucinare. Allora vai da tua mamma e vagli a dire che io non c'ho intenzione di fare la serva e poi devo essere pure criticata, capito? E basta! E allora se così è basta lo dico io. Perché è vero che mia mamma cucina meglio di te. E se quando torno a casa trovo... Se quando torno a casa trovo un piatto che non mi piace, sai che fai? Che cosa? Me lo mangio e zitto. Tutto fino all'ultimo bocca. Voglio il massimo anche Francesco Da Vinci, che prende parte oramai in tutti gli eventi, quelli benefici, quelli che ci regalano tante emozioni, specie in questo luogo magico, Napoli Maschio Angioino. Ciao Francesco. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Come dicevi, sì, quando si sposa una giusta causa è sempre importante presenziare, soprattutto in questo caso, per ricordare la memoria di Massimo. Hai qualche ricordo di Massimo Borrelli? Hai avuto modo di conoscerlo? Sì, ho avuto modo di conoscerlo. Massimo era... diciamo che era quella persona così solare anche al di fuori poi del mondo dello spettacolo, del palco, era una persona felice, emanava felicità, quindi ha lasciato un gran bel ricordo, ma un grande vuoto allo stesso tempo. Sosteniamo la ricerca, sosteniamo anche Peppe Laurato che si impegna tantissimo con la sorella di Massimo e l'associazione Massimo Borrelli Ollus. Vorrei che dicessi qualcosa per terminare l'intervista. Ma innanzitutto, quando, come dicevamo prima, quando si tratta di aiutare il prossimo, la ricerca di un qualcosa che possa aiutare in modo generale, insomma, io sono sempre presente e quello che vorrei dire è ringraziare a tutte le persone che sono presenti qui questa sera, che hanno partecipato, chi è presente e che è venuto a vedere l'evento e soprattutto mi raccomando donate, qui c'è l'Iban, lo facciamo vedere. Quale canzone regalerai? Ne canterò due, una è con Mule, se sapevo, un'altra è Te voglio vedere. Quindi tra poco ci esibiamo e vi mando un abbraccio forte forte. Gli amici di Movida Television. Ciao a tutti gli amici di Movida Television. Ciao. Non ci sta chi mi potesse amare, e forse da scordare. Ma sono stanca di sta scelta, sembra danza sulle tue sciposta, perché ho posto due nessuna fine si può pigliare. Come volesse sapere se ho veramente non c'è sta nessuna, come volesse sapere se sono stati l'ultima volta nuda, come volesse sapere a non morire stasera nata notte, Gesù è pazzete. Come volesse sapere qual è la risposta a chi domanda è lui, se lo stai dicendo già e non ricorda storie di te tue, se non ti pensa a me in quel momento che ti senta solo. Come
se io veramente non c'è sta nessuno. Come volesse sapere se sono stati l'ultima volta nuda. Come volesse sapere a non morire stasera nata volta. Ci mi sei pazzo. Come volesse sapere la risposta a chi domande lui. Se io sto dicendo già e non ricordo la storia tutte e due. Con noi anche il fautore di queste bellissime serate inconfondibili, dove l'efficacia è il sorriso, perché col sorriso possiamo trasmettere tante emozioni e possiamo anche aiutare la ricerca. Peppe Laurato. Salve, salve a tutti, bisogna aiutare la ricerca e il sorriso credo che sia l'arma giusta, il sorriso, la buona musica e il fatto di coinvolgere tantissimi amici del mondo dello spettacolo partenopeo. Spero un giorno di non invitare soltanto artisti del panorama napoletano, partenopeo. Grazie del consiglio, mancano le parole perché... Lo so perché sei tanto emozionato, perché ricordare Massimo è nei tuoi ricordi, sempre nella tua mente ogni giorno, no, non c'è giorno in cui tu non pensi a Massimo. Sempre, io non credo che lo penso, io credo che Massimo realmente vive in me, io l'ho sempre detto, Massimo si è portato via il mio 50%, io ho trattenuto il suo 50%, quindi fondamentalmente io non sono più il Peppe Laurato di prima che lui andasse via, quindi sei cambiato tantissimo. Molto sono cambiato, questa è una cosa che noi faremo insieme per il futuro fin quando nostro Signore vorrà, che siamo sempre nelle sue mani. Ci credo fondamentalmente, bisogna raccogliere fondi, aiutare, perché lui nel periodo della chemioterapia già pensava al prossimo, che credo che sia il senso proprio del significato della parola amore, amare qualcuno che tu non conosci, aiutare il prossimo. E prima di lasciarci, Peppe, perché so che tanta gente ti aspetta sul palco, ringraziamo Rosaria Borrelli, la sorella del grande Massimo. Ringrazio Maria Rosaria Borrelli, che è il presidente, che ha totale fiducia alla famiglia Borrelli, della mia organizzazione, di tutto quello che faccio. Io lo faccio con il cuore e credo che questo sia veramente il significato dell'amore che io provo per lui, perché ho avuto questa data il 3 settembre, oggi siamo al 14 settembre, credo che stia riuscendo bene, c'è anche tanto pubblico, sempre con le restrizioni Covid e con tutto il rispetto delle leggi. Ascolta, l'ho chiesto ai tuoi colleghi un ricordo di Massimo Borrelli, però tu ne avrai proprio, secondo me, quantità proprio industriali, innumerevoli ricordi e un ricordo proprio quello che comunque ti fa stare bene. Ma un ricordo che mi fa stare bene, te lo dico, era il periodo in cui io la mattina lavoravo a Canale 9 Tele Oggi, la mattina presto, avevamo lo spettacolo, mi fa stare bene perché io credo che lui mi abbia salvato la vita. Guidando l'auto mi viene un colpo di sonno, lui di solito si fidava al 100% della mia guida, si addormentava accanto a me, in quel momento là lui non prendeva sonno, mi addormentai io con il colpo di sonno che è tremendo, il colpo di sonno si stacca proprio la spina, a 3 cm dalla guardrail lui non mise le mani sul manubrio, mi chiamò e sperava che io mi svegliassi e grazie a lui io mi sono svegliato, io sono qua, poi ci sono state altre vicende che me l'hanno portato via. Però quello è un episodio su tutti che viviamo l'uno per l'altro. E quindi noi vogliamo sempre il Massimo. Viva Massimo Borrelli sempre con noi. Saluta gli amici di Movida Television. Grazie a tutti. Alla prossima Movida Television. Peppe Laurato, ciao. Been a love so long since.
Insert, cori, progetti anche molto molto interessanti, vorrei che ne parlassi. Sì, allora, è uscito il mio singolo L'amore ci abbraccia, scritto da Pino Perris e Nando Mormone, e sta andando molto bene, e trainato da queste cover che ho fatto di Geolier, Nino D'Angelo e Rocco Hunt, e proprio il pezzo di Rocco mi ha portato tanta fortuna. Buonanotte amò. Buonanotte amò. E poi però con Nino D'Angelo c'è qualcosa di bello, prossimamente? Sì, sì, a fine settembre uscirà un pezzo suo che abbiamo ripescato, quindi un pezzo già esistente, e l'abbiamo cantato con altri 7 artisti, quindi siamo 8 ragazzi napoletani che cantano questo pezzo di Nino con Nino D'Angelo, e c'è Andrea Sannino, Livio Cori, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi, siamo... Sì, sì. Ma adesso invece questo tuo sorriso lo porterai davanti questo pubblico del Maschio Angioino per l'associazione Massimo Borrelli Ollus. Vorrei che dicessi qualcosa anche per Massimo. Guarda, non è molto facile, perché io ero una delle sue sorelle. Noi abbiamo vissuto tutto insieme per 12 anni. Niente, lui vive con me e lo porto sempre dentro di me e con me, quindi stasera sono emozionata perché canto. Io canto per te stasera, e perciò sono più emozionata delle altre volte. Seguite Voglio il Massimo Ollus sui social, Instagram, che è molto importante. Un bacio. Noi sosteniamo la ricerca e tu fallo insieme a noi, mi raccomando. Ciao da Mavi, saluta. Ciao. Anche il mondo di Movida Television. Movida Television da Mavi e Ida Piccolo. Ciao. Grazie Mavi, ciao. Già fai sti sonno, ti muovo, già fai sti sorto, sì che le volte che cercava te, io ti incontravo sempre in te ricordo, ti muovo, già fai sta gente, che mi fa pure faccia sorridente, senza sapere che mi rata in carinta, sto improvvisando un sorriso finto. Buonanotte a voce, vengono in mano, cuore solo d'amore umano, ora invece in te sono si usce che scompare, e vado in dai valore quando vieni in te mani, ma è venuta così, una casa era gioia, non ci potevo capire, fin quando
ne siamo senza pezza, che finalmente li va che la miezza. Non credo che a ste parole non ci credeva di adora, figurammi se noi volesse. E vivere senza distanza pressa, che finalmente li va roba miezza. Non credo che a ste parole non ci credeva di adora, figurammi se noi A voglio il massimo, si colora sempre di più questa bellissima atmosfera al Maschio Angioino con Valerio Iovine. Son napolitana. Ah, bello essere qui, mi fa molto piacere, per me è la prima occasione per poter dare il mio contributo e quindi lo faccio con grandissimo piacere. E lo diamo all'associazione Massimo Borrelli Ollus, perché noi per lui vogliamo sempre il massimo, specie per Peppe Laurato che si sta impegnando tantissimo in questi giorni, davvero lo vediamo sempre operativo. Infatti è capitato proprio questo, è capitato che l'altro giorno Peppe comunque a un'altra manifestazione mi dicesse: ma tu per caso, sempre con quella gentilezza che contraddistingue Peppe ma anche Massimo, e dico la verità, domani mattina ho un piccolo intervento che devo fare per forza e quindi comunque per me era complicato esserci stasera, però io ho detto guarda, se ci aiutiamo, se fai in modo che comunque posso suonare inizialmente all'inizio di questa manifestazione, io ci sono con grande piacere. Siamo riusciti ad organizzarci e perciò è l'amore che possiamo dare nei confronti di Massimo e nei confronti dell'associazione. E noi siamo felicissimi che tu sia qui con noi al Maschio Angioino. Ascolta invece i progetti di Valerio Iovine. E il progetto è proprio così, sono nei giorni comunque in cui mi sto immergendo in questo, mi sto autoconvincendo di tante cose, però dopo tanti passi, dopo tanto reggae, dopo tante canzoni anche ultimamente che ho fatto in modo diverso rispetto al reggae, ho voglia di riimmergermi in quello che è il mio sound e nella mia lingua, quindi nel reggae e nel napoletano. Questo è proprio. Ecco, il tuo. Va bene, va bene. Allora, un altro appuntamento al cinema, perché hai partecipato al film Qui rido io. Sì, ho avuto anch'io questa partecipazione anche con Alessandro, che abbiamo ricordato prima. Qui rido io è stata un'esperienza meravigliosa, perché ti affianchi a dei colossi del cinema italiano, internazionale, ormai Servillo è un nome internazionale. E ti rendi conto di com'è l'atteggiamento di un attore sul set a 360 gradi, davanti la macchina da presa ma anche dietro. E allora grazie per essere stata con noi e ti seguiamo in TV e al cinema ma anche in teatro, perché lei è davvero poliedrica, e buon proseguimento di serata. Grazie Angela. Grazie a tutti, Angela, ciao. Castellino. Richiamo il mio partner di palcoscenico. Sì, Rosa. Ci siamo. Dov'è il pubblico? C'è ancora? No, ma... E questa sera al Maschio Angioino ascolteremo anche la meravigliosa voce di Roberta Tondelli, Voglio il Massimo. Ciao Roberta! Ciao, come stai? Io sto bene, ma quando ti vedo sorridono anche gli occhi. Sei bella e sei tanto brava. E poi ho saputo anche di un progetto bellissimo. Eh sì. Allora, io, guarda, sono davvero emozionata di essere qui stasera. Ringrazio per l'invito, perché... tra l'altro mi è stata data la possibilità di portare questo mio nuovo singolo, Sienteme, scritto da Mauro Spenillo e Antonio De Carmine, persone che tu conosci molto bene. È un brano che parla di amicizia, quindi mi sembrava proprio perfetto, e soprattutto per lo scopo benefico, perché io sono volontaria della clownterapia e quindi ho unito questo brano alla clownterapia, quindi stasera mi sembra tutto un cerchio che si chiude e sono davvero contenta di poter essere qui per Massimo, nonostante non l'abbia mai conosciuto di persona, ma sempre apprezzato da spettatrice, quindi davvero sono emozionata e tanto tanto contenta. Ma di regalare qualcosa e sapere di non ricevere nulla, solamente un semplice affetto e dei sorrisi che ti riempiono proprio di gioia la vita, ti soddisfano? Facci caso, quando ecco tu sei operativa nel tuo settore, la clownterapia, come torni a casa? Torno a casa sempre con una consapevolezza maggiore di quanto siamo fortunati e di quanto davvero è meraviglioso donare senza aspettarsi nulla in cambio. È qualcosa che a parole io non riesco a spiegarlo, anzi mi auguro che tutti possano provare questa esperienza, perché secondo me sta anche lì il senso della vita. Bene Roberta, arriva anche il momento che tu dica a tutti i nostri beniamini, perché sono i beniamini, coloro che ci seguono sono proprio affezionati. Voglio il massimo, associazione Massimo Borrelli Ollus, come devono fare? Devono donare attraverso l'IBAN, che è stato già detto, quindi credo che lo leggeranno in sovraimpressione, e dovete donare con tutto il cuore, perché bisogna aiutare ad aiutare la ricerca. Grazie. Ringraziamo Roberta Tondelli e salutiamo gli amici di Movida Television. Ciao a tutti, Movida Television, grazie, un abbraccio.
uscite non dormo, bene o bella ambriana vado a far su una e si perde l'amore, tante cose niente, l'amore ve ne va. De Clemente, ciao. Okay. Stefano, buonasera. Buonasera. Ma noi ci incontriamo spesso? Ma ci stiamo incontrando troppo spesso. Ma come mai? Le cose vanno bene? Vanno benissimo, ma le cose vanno bene quando ci stanno cose belle da fare, cose importanti. Tipo questa, al Maschio Angioino, voglio il massimo, per Massimo Borrelli Ollus, la grande associazione che ha dato vita a grandissimi eventi. No, questa è un'associazione che ha fatto qualcosa di veramente importante, perché portare avanti il ricordo di Massimo per quello che ha vissuto e quello che ha trasmesso nel cuore degli altri è una cosa importante, perché significa che ha lasciato veramente qualcosa che resterà per molto molto tempo. Resterà, ma sicuramente poi accarezzerà tutti quanti questa sera su di questo palco, perché il ricordo è sempre vivo e sempre presente in noi, quindi viva Massimo. E io ne approfitto insieme a te di salutare l'intera famiglia Borrelli, grazie per il sostegno e grazie anche a Peppe Laurato ovviamente. Stefano De Clemente, non ci resta che salutare, dimmi qualcosa di te. Allora, sinceramente di me c'è poco da raccontare, perché nel senso che lo sai, io sono novizio in questo ambiente, quindi c'è solo da imparare, poi soprattutto quando sei a contatto con questi grandi artisti, puoi solo imparare, guardare e cercare di crescere guardando i più forti, i più grandi. Sono onorato di far parte di questa serata, perché è un evento molto importante, e progetti per il futuro, vediamo il Signore cosa ci manda e vediamo di andare avanti sempre alla grande. Mandaci sempre cose buone, mi raccomando. Ciao Stefano De Clemente, salutiamo gli amici di Movida Television. Ciao Movidini. Ciao. Ciao. Il popolo, ogni persona deve fare qualcosa per cambiare il suo futuro. Io sono andato a vivere da solo, signori, e la cosa più bella che ho fatto al momento, ho fatto un viaggio ad Amsterdam con il mio amico Ivan. Si chiama il terribile perché caputo tu combina sesso, droga, alcol. Quando poliziotto la formata e sta fatta mio fratello, bello, tu a me non mi puoi fare proprio niente, perché ad Amsterdam questo è tutto legale. Ha risposto poliziotto, ad Amsterdam sì, ma tu sei ancora all'aeroporto di Napoli, strunzo! Prorompente più che mai, a voglio il massimo, la bellezza, l'eccellenza, l'artista completa, Anna Capasso. Buonasera a tutti, ma tu sei sempre cara e amica mia, cioè, quindi voglio dire. Sono amica tua, però devo comunque dire la verità e sono sincera, lei è tanto brava, e poi ultimamente apparizione Rai, grandi eventi, vabbè, la beccate un po' dappertutto nelle grandi cose. Beh, diciamo che facciamo questo lavoro per passione principalmente, poi proprio in questa occasione per le persone meno fortunate di noi, e perché no, per portare comunque avanti un discorso contro il cancro. E Massimo è, perché non ci credo ancora, era un carissimo amico, quindi siamo qui per ricordarlo e per festeggiarlo tutti insieme. Quindi questa sera è una grande festa con tanti artisti partenopei che si sono contraddistinti nel panorama nazionale, quindi sono felicissima, perché viva Napoli sempre nel mondo e in Italia. Sei sempre stata fedelissima anche agli eventi sociali che ti hanno contraddistinta, eh? Ma io sono fedelissima alla mia Napoli, anche nei miei video, anche se non canto insomma canzoni napoletane, ma cerco sempre di portare la mia Napoli in qualche modo con me in giro per l'Italia. E poi sì, diciamo che è una cosa che ti parte da dentro. Siamo noi che dobbiamo essere al servizio del sociale, non il sociale che ci deve fare pubblicità, perché abbiamo altri luoghi, altri momenti per potersi mettere in mostra. E noi per Massimo questa sera daremo tanto, anche con la tua splendida voce. Però Anna Capasso potrebbe fare una canzone napoletana? Beh, in realtà io i classici napoletani li hai già, li canti però. E poi mai dire mai nella vita. Speriamo. Ciao. Voglio il massimo da Anna Capasso. Sempre salutiamo Movida Television. Un bacio a tutti Movida Television. E quella è una serata d'arte a tutto tondo, no? Quindi. Sì. Wow, ecco, grazie. Ecco. Questa è Francesca. Mi metto tra l'altro in collezione con tutte le altre che mi hai regalato e che mi hai realizzato negli altri anni.
No, ragazzi, cioè, voglio il massimo show a Francesca con affetto, facciamo vedere queste opere è un portento. E questo è lui! Massimo! Il nostro Massimo. Grazie mille, grazie mille. Peppe, complimenti, complimenti. Da quanti anni fai questi? Cioè, io ti conosco da, cioè, boh, una cosa, cioè, veramente. Da sempre. Piccolo. Complimenti. Peppe Avolio, grazie. Grazie per questo bellissimo cadeau e per essere stato con noi. Il loro fascino, indescrivibile, sempre più buone, le Sexy and Sud, Luisa e Floriana. Ciao ragazze. Grazie amore, ciao a te. Vogliamo il massimo, Floriana? Sempre solo quello. Avete avuto modo di conoscere Massimo come uomo prima e come artista. Dedichiamo a lui questa bella kermesse. Assolutamente sì, è un onore per noi fare una kermesse per Massimo, è un onore. Floriana, invece, invitiamo sempre di più i nostri amici a donare, perché donando cosa succede? Beh, donando possiamo salvare tante tante situazioni, per non dire vite, insomma, che stanno in difficoltà. E io penso che il dono sia proprio il segreto del vivere in pace anche con se stessi, perché se doni agli altri stai bene anche tu. Luisa, invece qualcosa anche per il nostro amico Peppe Laurato, che si impegna sempre, è una cosa indescrivibile. Ma da quanto tempo è operativo per questo evento? Mamma mia, non dormiva la notte. Peppe Laurato è operativo per questo evento perché nel caso suo, ancor più di noi, è un evento che gli parte dal cuore, quindi si adopera ancora di più affinché questo evento sia il massimo. Quindi è giusto che si adoperi in questo modo ed è anche giusto che tutti i colleghi abbiamo avuto la possibilità stasera di essere liberi, di stare qui per questa causa. Grazie ragazze, e sempre voglio il massimo. Salutiamo gli amici di Movida Television, partiamo da Floriana. Ciao amici, un bacio, vogliate sempre il massimo come lo voleva anche lui. Movida Television, un bacio, scusa. Buonasera! Vai, vai, forti, forti! Ma come siete belli! Ma noi non ci siamo informate, ma c'è la base di Made in Sud? Ma c'è la base? Mi rivolgo al tecnico, un maschio. Ci metti una base, no, di pompa a un certo una punto, cosa ti dico bella, io quando. Perché loro sono belli come questa serata, sono da immortalare. Vi va di fare un video con noi? Allora io farò così, vi divido. Questa parte a sinistra dirà insieme a me la parola made. Uno, due, tre. Made. Mamma mia, mi siete musci. Uno, due, tre. Made. Poi asciut. Centrale. Datemi soddisfazione, ma fosse un'opinione, fosse una supposta. Piccola indolore, la parola in. Uno, due, tre. Sì. Dietro non è entrata la supposta. Uno, due, tre. Sì. È entrata a tutti. Ah. A destra, mi devo uscire proprio dal basso verso l'alto, la parola sud, ce la fate? Uno, due, tre. Sì. Oh, in è bello sud, dà proprio più calore. Alla fine di questo Made in Sud ci puoi far partire una base che pompa. E tutti quanti voi pompate insieme alla base, in modo tale che chi non è venuto stasera per questa meravigliosa serata... Ha da schiatta! Ecco. Ok? Di nuovo il tappeto che è fine. Ci siete? Oh, voglio il massimo! Ci vuoi. Ok? Ci sei, Flori? Il massimo dell'energia. Ci sono che... su capo, però il telefono non mio, non sa ci sono. Cosa ci sai e che amici? Niente, niente, niente. Video. Ecco qua. Ci sei? Li prendi tutti? Sì, ci sono, è certo che li prendo tutti. Perdo tempo. Mi rifà una bella rosata che stai stata dall'inizio. Viene brutto il tuo video, metti un po' per i social. Lo dico per te. Ci chiede che la facciamo rubare l'annanza. È una brutta figura, dico per te. 14 settembre 2021, meravigliosa location di Napoli, Maschi Angioino. Solo per te, Massimo. Siamo tutto quanto? Musica da Pompurtellessa! Assai! Ma una musica parte, tecnico maschio e mosso! Oh! Vai che pompa, vai! Ed è bellissimi! Oh, amore, che se la parti! Che sei discoteca! Ci manca la discoteca! Torneremo presto! Ma bella, lo dovete perdonare, il tecnico è maschio, in qualità di maschio ha avuto una defiance. Beh. O piezzo che pompava li va a mettere subito, no, a roba. Fattammo uscire il primo signore Logan. Vabbè, ho capito. La sera deve prendere vai, un giro un'altra diverso. Piega. Vai. Mi presento io. Vai.
Flora, mi raccomando, facciamo brutte figure, no, perché no. Siamo donne. Sì. Le donne in questo lavoro sono sempre sottovalutate e invece le donne hanno una marcia in più perché sono il motore del mondo. Viva! È fatto di spontaneo questo applauso. Oh. Mi presento io. Vai. Mediana che ti spiezza o tacca, sai che bella? Ma che sono, dai? Luisa, ho 44 anni. Ma dai. E porto una quinta, voglio un applauso, va qui. Oh, è un po' qua, vai, vai, pure. Vieni, ma che è su, vieni qua, vieni, sarà tutto il mondo, ha su tutta la quinta, dove le foche? Cioè, pure in macchina te ne è quinta, no? È una cosa, vabbè, tocca mo, a te, mo tocca a me, che gelosi, io tengo la macchina senza marcia, vuoi cambiare automatico, Ma non ci fatta così, ti prego. Non ho fatto. Ma perché? Così identica, sto facendo tale quale a te. Sto cercando di imitarti in tutto e per tutto. Campo non fa niente, mi dispiace. Ciao a tutti, sono Floriana. Ho 42 anni. E sto aspettando ancora lo sviluppo. Vabbè. È venuto anche per te l'applauso. Ma secondo me ancora l'applauso va a quinta tua. Non ci posso pensare. Non devi fare così, perché per gli uomini ce l'hai pure tu. La grandezza ideale del seno è quella che entra nel palmo di una mano. Ho capito, ma recitancele pure voi, cazzo, ma la mano è King Kong. Non esiste una mano di queste dimensioni. Ma non è questione di grandezza, è questione di forma. Il più bel seno, sai qual è? No. Quello che entra nella coppa di... Champagne. Come watch. Ma vai fuori. Ah. E io le tengo le coppe di champagne. No, tieni il bicchiere di non limoncello. Vabbè, pure serve. Secondo fu un criceto e crescendo diventò una zoccola. E sai qual era il problema? Andavate troppo in competizione. Quella le marecca mi sotto il muro che non posso dire il nome che è una parolaccia, no? Faceva questo uno che accompagnami come faceva cannaplaccia e chi andava fa sto fatto con la burgetti tu! Voglio passare da me! Sì, mamma mia! Ma sentiva una cosa morbida, Lederino? È comodo, sai? Veramente. Vuoi venire a casa come poggio a testa? Non voglio venire, porto sempre prima figlia. Vuoi venire come porta Giorgio? No, non porto sempre che si vede. Come braccioli di mamma. Non voglio venire! E mamma non va proprio. Vieni qua! Sono nervosa perché prima mi chiedi di raccontare un fatto mio e poi te ne vai per i fatti tuoi. Mi sono lasciata con Luigi. Sì? Sono uscita con Luca. E tu ne vai da porto? Tu ne vai da porto. Giuro. A Florea, se lo dovessi incontrare, ti prego, non lo salutare nemmeno. Ma io non so ci proprio, figurati. Un leghista. Aia. Talmente ossessionato dalla sua fede politica che guardava sempre solo su. Gli dissi, giovanotto, è vero che tengo il seno grande, ma tu è mezz'ora che guardi lì. E lui? Come dice Peppa, le cose belle sono a nord. E tu che hai detto? Siete due scemo, tu e padre, perché le cose importanti stanno a sud. Grande! Azzo. Diciamo che la vacanza a Zante vi ha fatto proprio bene, siete cresciuti in altezza, vi immaginavo diversi. Io anche un po' di pancia a Zante, ho messo qualche chilo, però... Però è stato bello, rilassante, ci voleva per staccare un po' la... È stata una bellissima settimana, piena di sole e di mare. I desideri qui al Maschio Angioino per Voglio il Massimo, come state? Tutto bene, siamo in tour, siamo proprio tornati 2 giorni fa da Brindisi e stiamo suonando e stiamo scrivendo il nuovo disco, quindi ci saranno tante news a breve. Avete portato la signorita qui? Questa sera qui abbiamo portato Signorita, che stasera 3 di notte facciamo un mix dei nostri ultimi brani. Ragazzi, invece qualcosa, dai, fatemi sapere, non tenetemi sulle spine. Ma nulla, quello che possiamo anticipare è che ci sarà un nuovo disco il prossimo anno, anticipato da un singolo che uscirà a breve, e poi tante news. Possiamo dire che già stiamo lavorando al disco e a breve comunicheremo qualcosa. Comunicheremo anche questa sera per Massimo Borrelli, l'associazione Voglio il Massimo Onlus. Ma per noi è un piacere, un onore, e appena siamo stati contattati subito abbiamo accettato, e mi sa che tutti gli eventi che sono stati organizzati con l'associazione Massimo Borrelli noi siamo stati sempre presenti, quindi doniamo tutti, e noi lo facciamo con la musica, chi può nelle proprie possibilità diamo una mano a questa associazione. Continueremo ad esserci, ma la cosa fondamentale è donare, quindi fatelo tutti. Grazie da parte dei Desideri, che salutano adesso gli amici di Movida Television. Un abbraccio a tutti gli amici di Movida Television dei Desideri. Ciao. Ciao a tutti. Come
fa tutti su ragazzi. Sono le tre di notte, manca la tua buonanotte. Non respiro, nodo in gola e sento te tra le lenzuola. Tu ci regato sto panzana con mi bella ma tu mamma manca. Spero che torno perché non ce la faccio. Si volto via e ti immagino che tu mi abbraccio. Solo se sto con te, non tengo paura mai. Ti assegnesse forte a me, pur quando non ci stai. Lo saccio che continua a fosse se sbaglia. Sei l'unica femmina che mi cagna. Perché tu vale tu e chi si diamante. Schiamo povere non ti ne chiagna. Tu mi conosci, io sei per te ci moro. Sì, ma una cosa sola, se ci stai tu non chiova. Ora che anche le stelle parlano di noi, ma tu ma che serva sta lontano. Come fa tutti? Sono le tre di notte, manca la tua buonanotte. Non respiro un nodo in gola e sento te tra le lenzuola. Tu ci regate sto pensando a comire bella ma tu mamma manca. Spero che torno perché non ce la faccio. Se vuoi tu vieni ti immagino che tu m'abbraccio. Yeah, yeah. Non spero che torna sì che la voglia. Una lacrima scena e straccena tu foglio. Vinto mi abbraccio mentre caro nel foglio. Ma oggi mi accarezzo tutti i ricordi. Ma non mi basta, ti voglio ancora. Non cerca nada, nessuno mi sfiora. Tra le mie braccia ti vorrei ora. Ci sarò ogni volta che ti senti sola. Tu mi conosci, io sei per te ci moro, okay. Sì, ma una cosa sola, se ci sei tu non chiovo. Ora che anche le stelle parlano di noi, ma tu ma che serva sta sono le tre di notte, manca la tua buonanotte. Non respiro, nodo in gola e sento te tra le lenzuola. Tu ci regate sto pensando a comire bella ma tu mamma manca. Spero che torno perché non ce la faccio. Se vuoi tu vieni ti immagino che tu m'abbraccio. Io saccio che mi vuoi ma non mi stai parlando. Se io voglio far l'amore ci stai pensando. E non fa chi lo sbaglio, roba non si torna a rete. Tu tieni che avrò cuore ma spazzamma le cadere. Sono le tre di notte, manca la tua buonanotte. Non respiro, nodo in gola e sento te tra le lenzuola. Grazie, grazie a tutti. Lucio, mi stanno dicendo troppa luce. Poverissimi, Enzo e Sala, troppo. I mongi per più, grazie mille. Svegliando, con calma. Sì, con calma. Posso fatto l'intervista così? Sì, sì, vabbè. Un po' magino ogni tanto. E tu non vedi nulla, vedi la bellezza al passeggino. Bello, che fare andare l'ultimo becchinito però. Enzo e Sala con noi per una causa giustissima, per il nostro amico Massimo Borrelli. Ma mi dite qualche ricordo di Massimo. Siamo un 15 agosto, ricordate? No, racconto un altro invece di quando nell'ufficetto di Massimo e Peppe noi andavamo a scrivere i pezzi per Made in Sud. Allora io lo dico sempre, un duo che aiuta un altro duo, è una cosa che non si vede quasi mai. Tra di noi c'era invece questa amicizia e questo aiuto, e andavamo a mangiare un ripieno parmigiana di melanzane, vero? E ricordiamo questa cosa che Massimo e Peppe ci offrivano quella giornata. Avete sempre collaborato con loro, sì, il 2x2, sì. Giusto, ricordo, sì. All'epoca. Ragazzi, invece questa sera anche voi porterete la simpatia e i sorrisi a tanta gente che ha scelto proprio di sostenere questo grande progetto. Io Massimo Borrelli, Associazione Massimo Borrelli Ollus. Io sei tu? Ho fatto dei sorrisi, lui no. Io però ricordo il Liban, mi raccomando, fate beneficenza perché effettivamente è per una buona causa. Si buttano stasera può anche fare beneficenza e donare da casa, anche con l'app, ma è facile, non dice è difficile, giovane niente, app poste pay, app la banca, in questa samba, quello che tenite. Si fa facile. Quindi. Non lo fate nervosire l'incazzatore. Perché chi non dona? Corna, però ci dispiace. Ci dispiace, ecco. Salutiamo gli amici di Movida Television da Enzo e Sal. Amore, vado a buttare la spazzatura e salgo. Fino a un minuto, dicevo. Sta sempre qua. Buonasera. Sera. Oggi era umido. Ma stasera si sta meglio, Cagnato. Oggi si buttava all'umido. Io l'ho buttato ieri. Ieri era secco. E perché oggi sul piatto? Cosa ha buttato stasera? Quella è carta. Vabbè, mi faccia controllare. È un incrocio. Mi dia la busta. Non c'è bisogno. Sacchetta. Munnezzo. Mi dia la busta. Mi faccia controllare. Ma lei è impazzito. Anche questo ha buttato nella carta. Anche questo.
Chissà che non mi metto. Ma lei sa cos'è questo? Sì. Questo è Tetra Pak. Cazzina fa? Questo è? Tetra Pak. A me mi sembra un sugo e frutto. Il materiale è fatto di Tetra Pak. Ah, il materiale. Le sa cos'è il Tetra Pak, visto che lo utilizza e lo butta? Sì. Forza avanti, mi dica cos'è il Tetra Pak. Il Tetra Pak è? È il Tetra Pak, eh? È? Io non sapevo nemmeno che interrogava. Voi solitamente controllate la sacchetta e me ne fate andare. Il Tetra Pak, mi dica cos'è? È un succo di frutta. Tetro, che poi viene il pacco e servisce. Il Tetra Pak non è altro che carta e alluminio messo insieme, quindi lei questo dove lo deve buttare? Lo butto nell'alluminio? No. E lo butto nella carta? No. E aggetto sangue. Ma perché non se vuole fare la cosa giusta, lei dovrebbe magari, aiutandosi con delle pinzette, dovrebbe staccare la carta dall'alluminio. E una volta che ci è riuscito... Ma che tu sì che vales. Vai che Italia sgottale, guarda che sta ci fa! Una volta che ci è riuscito può finalmente buttare la carta nella carta e l'alluminio nell'alluminio, dunque cosa fa con questo? Me lo porto a casa. Come se lo porta a casa? Non lo butto più. Perché? Troppi responsabilità. Siamo sono affezionati. Al succo di frutta? Ah sì, faccio la collezione. Di Tetra Pak. A casa c'ho una Tetra Pakina piena. Questo mancavo proprio. Ma guarda, io con questo... Lo metto qua, lo sì. Butto là. Dove, diciamo, dove va? Eh? Dove va? A casa. Perché? Tengo una casa se ne va a dire. Ma noi stiamo parlando, le prende e se ne va. Dove devi andare? C'ho da fare. A fare cosa? Devo andare a casa a fare... A fare? Lo shampoo. Cavolo, se fa tardi non riesco mai a... Lei non ha i capelli per fare lo shampoo? E senza i capelli lo shampoo? Ah, perché voi non me lo fate più, bidè? Non l'ho capita. No, ma allora sì. E con noi il tenore Giuseppe Gambi, nonché anche presidente dell'associazione Gli Angeli della Musica. Buonasera a tutti, è un piacere e un orgoglio per me anche rivederti, cara Ida. Grazie. Sì, una serata emozionante, le ricordo di Massimo, quindi siamo molto contenti di essere qua. Cercheremo di portare avanti anche i suoi messaggi, attraverso anche la mia voce, sono qui e spero che sarà... La tua associazione si unisce con l'associazione Massimo Borrelli Ollus, quindi siamo più motivati. Assolutamente, noi facciamo musica, anche musicoterapia, ma soprattutto la musica dell'arte, quella che abbiamo nel cuore. E Massimo lui amava la lirica e io qua sono come tenore, perché quest'anno sono anche 100 anni di Caruso, quindi omaggerò di una bella Caruso per questo bellissimo pubblico e questa bella serata. Grazie. Grazie Giuseppe Gambi, per voglio il Massimo. Vedi la luce in mezzo al mare,
penso le notti là in America, erano solo lampare e la bianca scia di America. Senti il dolore della musica, senza dal piano forte, ma quando mi descrivono le mezze nuvole, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso esce una lacrima e lui credette di affogare. Adesso tutti insieme col coro per masse. Te vuoi bene assai, tutti. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Hai due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, l'ultimo di la tua vita come la scia di un'elica. Quasi la vita che finisce, ma non ci penso poi tanto, anzi si sentiva già felice e cominciò il suo canto. Per gli amici di Movida Television, voglio il massimo con i Radio Rocket. Vedi in sud, come state ragazzi? Tutto bene, sempre sorridenti. Per questa serata, ovviamente. Sì, ovvio, sempre, sempre, nella vita, insomma, a prescindere. Il sorriso, come possiamo? Il sorriso è sempre con noi, è un angelo che comunque ci protegge sempre, vero Carmine? Incredibile, cioè, veramente, come ho detto già, noi non abbiamo avuto modo di conoscerlo, però veramente, cioè, Massimo era una persona straordinaria, veramente. Lo sentivamo nei caprini del TAM, della RAI, il Cilea, purtroppo però noi non abbiamo avuto modo di conoscerlo. Protegge il sano cabaret. E su questo mi date ragione. È giusto, è giustissimo. Sul sano non ti do tanto ragione, avendo Carmine all'interno del trio, però facciamo finta. Non scombinate il tutto, no, non scombinate. Carmine è bravissimo. Ah, sì, sì. Con l'ovetto, guarda. A rovinarci. Allora, parliamo con i radio e soprattutto diciamo alla gente, ai vostri fan anche, che saranno tantissimi. Due. Massimo Borrelli, Ollus, cosa devono fare i nostri amici da casa? Semplice, dovete donare, perché basta veramente il suo sorriso per invogliarvi. Null'altra parola, solo il sorriso di Massimo, donate tutti per questa causa che è? Quella della beneficenza, insomma, quindi donate, donate, donate. Quindi l'ultima parola lo dice, no, l'ultima parola la dice Carmine. Donate, mi raccomando, parecchio, eh. Dipende, no? Se non vogliono donare parecchio. Allora donate il cuore. Hai detto la cosa giusta e buona. Salutiamo gli amici di Movida Television qui dal maschio Angioino. Voglio il massimo con i Radio Rocket. Ciao. Ciao! Eccoci qua. Allora, noi siamo in Radio Rocket anche stasera. Anzi, stasera portiamo una novità. Non c'è più il terzo che ci disturbava di solito. Siamo in due, infatti c'è stato un errore anche nella presentazione. Ma va benissimo così. E portiamo finalmente un po' di musica. Partiamo col primo pezzo, che è di Rocco Hunt, New York. Buono!
sulle mani così, ho, 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 tutti, 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 hey, hey. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole con i suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, ci sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata, e il giorno buono, stamattina nasce da solo, la torre rocca, lo stereo del canzone. Quando ti è vagano stava così, ogni cosa con me, dicevo che vado a fornimo, non mi manca niente, stamattina non mi manca niente, le braccia Gabriel lì, sta dormo un dopo di, non sapere il problema, non sa che ti si scena, non sa la vita, lo do cerco da fare, è il giorno buono. E mi sciaiole, bruttaiole, è il giorno buono. Molugnano, provolone. Purputillo con limone, azzalata, cutaletta, nasa, sicena, burpetto, buono pietre, parmigiano, di friariello, mezzo pan, quanto mela, due banano, numero sotto, sana, sa, cale, trippo, mortadella, soppressata, casa te, bolognana, fuggitello, mazzarotte, ciupulello. No, no, ma non applaudite che è peggio. O panine buon, o panine buon, New York buon, o panine buon, o panine buon. Carmine, non dovevi stare qua. Ma perché mi avete, cioè, da chiamate che io sono da magro solo con un po' di finestrina aperta? Ma devi andare con la canna, ma devi andare. Allora, Carmine, tu la devi smettere. So. Noi siamo dei veri artisti. Qui sul palco comando io, ok? Che vuoi stare qua sul palco con noi? Fammi stare qua, guarda che però bella. Però mettiamo in chiaro i ruoli. Io sono il cantante, Cesare è il chitarrista. E io che faccio? Lovetto. Ripetiamo. Io sono il cantante, Cesare è il chitarrista. Cosa devi fare? Lovetto. Cosa devi fare? Lovetto. Signori, cosa deve fare? Ok, andiamo avanti, seconda canzone della serata, ci teniamo a portare Irama qui in questa splendida location e questa è Nera! Sulle mani ancora! Ho, ho! Yeah. Oh. Ti osservo da un po', non so se ti ho già vista per la strada dentro Rolling Stone. Nera, ci provo questa sera, la piazza è proprio fina, e che la com'è buona, ma va la sera dopo, le sfioro un po' la schiena, ma quando poi si gira, piacere Tonino. Insomma, non ridete che è peggio. Te lo giuro, che ci protegge. Sei un bel ragazzo, lascia stare. No, c'è anche la fidanzata, no. Ti fa fare brutta figura. Allora, no, allora, Mario, vabbè, seriamente, scusa. Allora, visto che qua è una location meravigliosa. Maestro, allora, chiedo scusa, veramente. Chiedo scusa, maestro, l'ultima canzone la faccio cantare a lui. Ti prometto che non ti interrompo, anzi, guarda, ti do anche l'oretto. Grazie, veramente. Però devi cantare una canzone. Gesto bellissimo, vabbè. Devi dimostrare il tuo talento. Allora, facci vedere che sei fatto. Il volo, grande amore, butto lì, ce l'hai? Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Io sono l'unico grande come tu. Grazie. Grazie mille per Massimo. Grazie. Ciao Massimo. Buona serata a tutti. Noi balliamo io e Pasquale Palma, voglio il Massimo Pasquale qui al Maschio Angioino. Sì, non c'è sigla più bella di questa di Valerio Iovine. È sempre un piacere essere qui quando Peppe Laurato e tutta l'associazione chiama. Noi ci siamo sempre perché è una cosa solare. È una cosa solare come voleva Massimo, come era Massimo. Leggero ma pure profondo. Quindi questa sera ci divertiremo, ma non saremo superficiali. Guarda come è uscito bello. Associazione Massimo Borrelli Ollus, dobbiamo dire qualcos'altro a tutta la gente che in questo momento ci segue, perché dovete aiutarci per far sì cresca questa associazione e aiuta sempre di più il male diffuso. E beh ragazzi, conosciamo il male purtroppo, non gli diamo il nome che si merita, ma lo conosciamo. Quindi col sorriso e con, diciamo, la concentrazione e la lucidità che bisogna affrontarlo, ma siamo più forti noi, quindi sorriso, lucidità e poi voglio il Massimo Ollus. Se venite a vedere gli spettacoli capite quanto cuore ci mettono tutto lo staff di voglio il Massimo.
E soprattutto Peppe Laurato, che sempre Laurato, lui a prodigarsi tanto per il grande Massimo. Voglio il Massimo, voglio quel il Massimo. Maschio angioino con Pasquale Pagli. Continuiamo a ballare. Sono Napoli. Movida Television. Ida Piccolo. Movida Television. Movida. Movida. È Movid. Ma mica ir. Movid. Television però. Ciao. Buonasera. Buonasera. Facciamo sentire l'applauso fortissimo per Voglio il Massimo Show. Forte, forte, forte! Grazie! Allora, io oggi ho portato una cosa che è una primizia. Infatti ho portato anche il mio chitarrista. Fa una sigletta, cioè, facciamo una volta. Sì, signori, è qua voi, appicciateci la chitarra, Pasquale Palma! Fa una sigletta? Vai in mano, vai! L'amma papate, capito? L'amma fa sfruttare. Questa sera, con questo mood, io ho portato una primizia. Questa sera abbiamo ospite Angela da Un Posto al Sole, ma io ho portato la nuova fiction che rivoluzionerà Napoli. Dopo Mina, settembre, ottobre, metà, ferragosto, che sono là, e dopo il commissario Ricciardi, il brigadiere Nino D'Angelo e l'assessore Gigi D'Alessio, questa sera proporremo la nuova fiction che si chiama Gerardo e Filumena. La sigla è pressappoco così. Gerardo e Filomena qui con noi. Era proprio copiata un po' sta solo. Facciamo un applauso un po' sta solo. Sapevo che era fai, capito? La fiction è così. La puntata è la 1452. Gerardo parla, Filomena ascolta. Filomena parla, Gerardo ascolta. Quando parlano tutti e due. Io cazzo, adesso di poveri, ma proprio come si dice. Gerardo e Filomena. Gera. Filomena. Gera, vedi che da già parlare. Ok. Questo. Vedi che da già parlare. Vengo di embarca per parlare, stamattina con parlare. Filomena. E invece sì, ottiene Gerallo da già parlare. Vuoi parlare? Vuoi parlare? E parlare, non parlare, eh? T'ha manguciato, eh? T'ha manguciato, hai sindaco, non hai su parlare. Sera. Io me ne voglio acca. Io me ne voglio attic. Ok? Questo Gerallo, io me ne voglio acca. E che è belli buoni, eh? Belli buoni te ne voglio dire, eh? Io sono sempre stessi, che è belli buoni. Non sei sempre stessi, Gerallo, in tuo primo cockdown si è cangiato da questo a così, in tuo primo cockdown, Gerallo. Io sono sempre stessi, fino a me, non mi fa sentire cose strane, dimmi un perché, eh? Dimmi perché te ne voglio. Gerallo, sei buono, perché? Dimmi solo un perché, non? Gerallo, perché, non? Perché tu non mi vatti più. Filomena? Tu non mi vatti più, Gerallo. Stai parlando e ti sbagliate, Filomena? No, no. Non volessi sbagliare. A quanto tempo? Non mi dai una bella mazzia dell'oretto, a quanto tempo? Paramo, insomma, no, ti paramo! Ma non è mo! È un annetto e mezzo, un annetto e mezzo, tre anni e mezzo fa, che re! A ieri che mi faciste, a ieri che mi faciste. Tu si vede una partita tu proprio, a partita tu proprio in televisione, tu fascista, e tu le vacanze a canale, tu che fascista, facciste, mi ricordo, mi ricordo Dio, mi resiste amore, non ti preoccupare, se tu vuoi vedere la partita, se tu vuoi vedere un altro film, a partita muove caroppo. L'ho fatto per amore, e si ama tu, che fai per un film a una femmina, si ama tu. Ma ora ci mettiamo d'accordo, non ci mettiamo più d'accordo. Basta, vai, di gente che conosce il pure una natiella, bacio Ziraniella, è fennuto tutta cosa, è fennuto, che si cosa. L'anno passato, in la stessa situazione, che avessi fatto? Tu dici che avessi fatto? Hai scritto, no, ma mi si chiamate che la capi in tutte le visioni, e mi avessi fatto un calcio in culo. Ma rimani ci organizziamo, ti rompo un bello calcio in culo, due, tre calcio in culo. Non, c'era. A me mi mancano i capisci bulli tuoi. Poi ci ho calizzato, mi ha prenotato, ti faccio un bello calcio in tua mazza. Non, me non botti niente, me ne va, queste cose, i baci, i carezzi, fai che puttanelle tue. Io sono mogliere, da me mi asciugano i mazzati. Ma poi ci ho calizzato, poi ci ho calizzato. No, ci ho calizzato più, me ne va. Filomena, non mi fa arrangiare, Filomena, non mi fa, no, me ne va, non mi fa fare quella cara, non voglio fare, Filomena, me ne va. Filomena, l'hai voluto tu. Amore mio,
Vita mia, io ti amo, luce e luce mia, senza te sta casa è persa. Filumè, ti amo! Zerallo, che stumbli va a fa? Riesce per sempre con me, Michele Selillo, anche perché questa sera è magica. Noi abbiamo voluto bene Massimo. Assolutamente sì. In vita, ma anche se non c'è più, c'è qualcosa di lui nell'aria. Vedi, come puoi vedere, questa sera il cielo è pieno di stelle, sicuramente quella che brillerà di più è quella di Massimo. E noi la faremo brillare ancora di più, anche la tua voce. Grazie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo ripartiti finalmente. C'è stato un periodo buio, però finalmente ci apriamo un po' le porte alla vita. Si inizia a intravedere un po' di luce. E finalmente che il nostro settore riesca comunque a gioire. Sì, più martellato, davvero, blindato del tutto. Vabbè, salutiamo tutti i nostri amici di Movida Television. Questa sera sul palco cosa ci canterai? Ci regalerai? Canterò Poi Ce Fanno a Murà e un'altra canzone che ho scritto su Napoli che è Balla Nenè. Ti astringiamo più forte che stimana e camminiamo a pera sotto la luna. Io stessi orne quando te contraia t'acci chiama d'amore a quella sera. Questa vita se vuoi sapere non mi importa nessuno perché sia solo per me. Resta per sempre con me, abbracciato e contento, ti voglio vedere di parole sti lacrime sotto il dolce per me. Tanto possai pure tu, se mi guardo con sto occhio io non parlo più. Chi sta morro tempo non si fa fermare. Io corro a mazza e senza ci pensare, l'amore è come un vento, spatta a caiallà, pesce a farla murà, e pesce a carezzà. A l'unica compagnia è stu quartiera, a dosi mi è cresciuta mezzesca. Felice ci scagnava me pensiera, correva fantasia tra noi creature. Vieni qua, la tua base voglia rubare, si c'è data ma fai suonare, ti voglio guardare. Resta per sempre con me, abbracciata e contenta, ti voglio vedere, di parole si lacrima sono più dolce per me. Tanto possai pure tu, se mi guardo con sto occhio e non parlo più, chi sta morro tempo non si fa fermare. Io vado con la danza e senza ci pensare, l'amore è come un vento, spatta a caiallà, pace a far innamorare e pace a carezzare. Viva l'amore sempre! Grazie. La grande ironia, simpatia, bellezza di Maria Bolignano. A voglio il massimo. Ciao Maria, da quanto tempo non ci vediamo? Lo dobbiamo dire. Sì, da tanto. Ieri ci siamo viste. Sempre in bellissime occasioni, in beneficenza. Stasera è molto molto particolare perché è una cosa che c'è. C'è molto più vicina, cioè nel nostro cuore, quindi per noi Massimo non è mai andato via, questo è l'esempio. Mi racconti un piccolo aneddoto tra te e Massimo? Con Massimo spesso dietro le quinte scherzavamo, no? Nel senso che per esempio a Made in Sud capitava spesso che mentre stavamo in onda, stando in diretta, qualcuno si prolungava, si allungava e quindi a volte eravamo costretti a tagliare qualche pezzo e quindi mi capitava spessissimo che quando ero io lui che dovevamo tagliare qualcosa ci davamo una mano a vicenda e quindi questo per me era un grande segno di amicizia, perché aiutare un collega nella difficoltà è una cosa veramente importantissima, anche perché lui mi conosceva molto bene e quindi sapeva a cosa potevo rinunciare e a cosa no. Avere un grande spirito di collaborazione è la cosa più bella che ci possa stare. Sì, è una fortuna perché non sempre succede, quando succede è una cosa che bisogna tenersi stretti sicuramente.
Maria Bolignano, autrice, regista, attrice. Allora, invogliamo la gente a donare. Donate semplicemente per una cosa, perché credetemi, quando donate vi sentite meglio, e di questi tempi sentirsi meglio è una cosa super importante. Donate. Grazie Maria Bolignano, salutiamo gli amici di Movida Television. Movida Television, Movid e donate. Sono Borzetta. Mbac, mbac, mbac. Brava. No, no, ma perché? Che se ne vedo ed applaudire bene, se non è che da Borzettato pure. Ah, sto controllando la diretica, io sto facendo la... Allora, vieni qua. Sto qua, sto qua. Allora, o sai, ti sei vaccinato? E mi sono vaccinato. Ma che... o fratacchione detto che ci dobbiamo vaccinare, che ci vacciniamo è meglio. Allora, con sicurezza, mi ha già fatto tutti i vaccini. Mi ha già fatto... AstraZeneca. Poi Pfizer. Donna moderna. Ah, pure. La settimana di questo? La settimana scorsa mi ha già fatto pure lo schifidolo. Sì, sì, da voi facete, facete lo schifidolo, state a posto! Mi si veramente sta facendo. Ah, guarda, 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 signore, che sta facendo? Sta cagando con il cellulare. E finché a perdere la testa un po' cellulare sono i giovani, al cuore. Ma quando a perdere sono i vecchi 50 anni vado al manicomio! Come la mia ultima fiamma, Gesù vuoi. 60 anni e pure Gesù non è una battuta, lui no. A ma fa un press me l'ha già io, mi ero preparato un monologhi 45 minuti per stanno cacciando a capo 5 se pezzo. Allora, sei felice, vieni qua, ti sto dicendo. Sto qua, sto qua. Allora, mi sentivo trascurato con Gesualdo, perché modestamente Gigi Rose, non so la vostra, ma la mia fornacella, nonostante le tardi, ancora come un tizzone, un applauso alla fornacella. Comunque devi sapere che sentendomi trascurata è arrivata a un certo punto l'idraulico. Beh. Che come sai da che mondo è mondo fa doppia attività. Certamente. Allora a questo punto che dovevo fare, Gigi? Ho spento il cellulare e ho appicciato la fornacella. Dopo 30-40 minuti, perché l'idraulico mio quando fa cose fa buono, se volete ve lo presento. Comunque accendi il cellulare, 3000 messaggi a Gesù. Di Gesù, ma che fuoco questo cellulare? Dice no, tu non eri raggiungi. Bene, che fa la fornacella, perché? Giusto. Dice no, Romid, ci sono le spunte che parlano per te. Che dicono queste spunte sul mio conto? Ha già fatto la gigiaro. Dice no, sono le spunte del cellulare. Come funziona sta spunta del cellulare WhatsApp? È semplice, tu lo sai, gigiaro? La spunta... Una spunta inviato. Inviato. Due spunte consegnato. Consegnato. Due spunte blu, letto ma non risposto. Gesù, a modo di chi come funzionano questi spunti? Una spunta, ho deciso di farmi aggiustare dall'idraulico. Due spunte, l'idraulico mi sta aggiustando. Due spunte blu, l'idraulico ha fornuto la riparazione. Magari della favola, spunte spunte, danno spuntate il corno. Ecco, questo è, posso andare. Maria Borignano! Grazie di avermi invitata, un abbraccio grandissimo a Massimo, a cui ho voluto molto bene, che ancora oggi mi manca tanto. Grazie! Manca a tutti! Ma guardate un po' chi vi faccio vedere, niente poco di meno, Marco Cristi! Ciao! Ciao! Come stai? Bene! Ti vedo in ottima forma. 36 kg di meno, vedi? Ma come hai fatto? Non ci mangiate. Facile facile, non mangiate. Chiudete il frigorifero e non mangiate. Visto non vissero terzo mondo, scusa, non mangiate. No, una dieta normalissima. Sì. Questa sera tutti per Massimo Borrelli. Assolutamente sì, per Massimo. Diciamo qualcosa perché è stato anche un tuo amico. E io l'ultima volta che ho visto Massimo l'ho detto anche ai tuoi colleghi, ci vediamo all'area servizio Salerno, che è un po' il ritrovo, no, in estate degli artisti. E io l'avevo sognato il giorno prima, giusto. Allora lui stava sul cofano della Clio di Peppe, dice te l'hai suonato, dice te che te hai suonato, un numero di telefono tuo, dice di me, 333-71-77-905, potete chiedere alla sorella se è questo numero o no. No, vabbè, uno dei più aneddoti che io abbia ascoltato questa sera, grandissimo Massimo, diciamo anche qualcosa in più, donate, Associazione Massimo Borrelli, Ollus. Prima, scusate se mi ripeto, da padre di quasi medico, mio figlio è quasi medico. Purtroppo il tumore al pancreas è uno con la percentuale più bassa di guarigione. Ringraziando Dio, gli altri hanno avuto degli standard altissimi, siamo arrivati all'80, all'85% di guarigione. Lui non supera il 40%. Quindi per favore, anche 5 euro, i soldi in un pacchetto di sigarette. Anzi, lo fa pure bene. Siamo sulla strada giusta della guarigione.
questo dipende da voi, mi raccomando, donate. Voglio il massimo con Marco Cristi al Maschio Angioino di Napoli. Ciao Marco. Ciao a voi. Movida Television. Ciao Movida Television. Pronti a farci ancora quattro risate, un grande comico, un grande talento, vincitore di una valanga di premi che sì, a casa Charlotte. Non ha più spazio per le mensole. Massimo Troisi, autore, attore, cabarettista, con noi Marco Cristi! Salve, buonasera, grazie. Tre minuti e mezzo fuori del sacco ancora. Sì, buonasera, arrivederci, grazie. Ma che già fai da tre minuti e mezzo? Guardate che voce che tengo, l'hai vista chi le prime? Dico Caruso, il tenore. Di che posso fare? Un tenore in aula, che posso fare? Signori, non mi conosco, ma già vi voglio bene. Si è lavorato quest'estate. Dopo 18 giorni di lavoro tra Torino, Milano, Trivento, Bolzano, Appennino, Tosco, Emiliano, in un tempo piacere lo conosce, ma facito a durare. Come siete bello! Siete napolitano come cosa bella, insomma l'informazione statale che avevo ci ridò un ordine, mi carico e dopo lo spieghiamo come l'informazione statale a Napoli, a Torino, per cortesia via fratelli Carle, chi l'ha così, oh ma voglio, che succede? Allora mi faccia pensare bene, ah non mi vado, allora signora, nonna, la prima. E allora che cazzo mi dice a fare? Non. È un colpo a me, dice, ti scommetto, manca adesso. La guardo. Napoli. No teatro. Voi rimane a mattina come state, chiedete l'informazione, state a Napoli, zona portuale, no? Fuori casa nuova. Un bello mette in 1,90 m con una camicia chiusa all'altezza dell'ombelico. Inganna da una catena di biciclette d'oro e sotto un quadro di Gesù Cristo scala 1-1. Avevi un biglietto fanagrone e spina a Gesù Cristo. Tu ieri, per cortesia, via Pessina, prima da così, non si chiama, via Pessina, chi non sa paro è, però pur di far bella figura nei tuoi confronti, fa si rivolge al bar dell'amico di fronte. Ma che fa civilmente attraverso e va a domandare? Asco! Allora, Pessina, non stai a casa, Giannaro! Giannaro, non stai a casa, tu abbia Pessina! Ah, perché? Ah, ma perché? Non sai niente! No, se ne è più, la moglie ci ha fatto il corno, e voi figli con chi sta, l'unica mamma risse, nata con la marissa! Piazza, via Pessina, non saprete mai dov'è! Ma un rimetto soddisfazione, sapete tutte le cazze, Giannaro, però... Io mi stato facendo innanzi a cagliere... Napoli è pure la città delle informazioni... Proprio sono struppene, proprio sono struppene. Facebook a Milano è Facebook, a Torino è Facebook, a Roma è Facebook, a Napoli è Facebook. Con tre fesse e quattro... E poi che cosa è Facebook? È un fenomeno sociale. C'è il nuovo Covid, che hanno fatto? Diciamo, mi sento qua Facebook a pazziare. Signori, le donne dai 16 ai 60 anni, che non si capisce niente. In estate tutto con costume, una zucculo, non esagerato. L'uomo invece mentre sei mai fotografia prima con Monio. Perché devono sembrare più giovani. E stiamo ancora a Facebook, perché i signori su Facebook si acchiappano certi piatti vacanti. Ed essendo io un cinquantenne divorziato, ma ci mi sa pazziare. E a chi ci ho incontrato? Perché prima si chiedeva un numero di telefono, ma ricordate quando ero giovane, ma no, ci sta l'email. Mi sono uscito con farfalla. Era tanto, dai, farfalla. Appena c'è troppo dolcito, ma tu sei farfalla? Sì, è l'elefante di cazzè. Ma come se, signori, guardate, non dico che c'è già stato il pistola a cadretto. Se mia madre non sa che non sono gli artisti, c'era la disturbata. Allora, venne in macchina, aveva un tagliere beige, le scarpe beige e le calze. Tutto beige, faccio 50 metri da macchina, mi fermo a guardare i finanti. Scendo la macchina, scendo mai davanti, scendo davanti, ma c'è un'altra cazzo. Mi sono curto, già sono sceso.
Senti una cosa, che fai con sta cascia di sigarette in macchina? Arisha, beh, c'è quadrato, bravo, voglio una mia. Zitto sangue, danzori va a capo. Io quando vedo Gennaro De Crescenzo mi viene sempre ad intonare una famosa canzone dello zio Edoardo De Crescenzo. Ancora, ancora, sì, ancora tanti eventi per il nostro Massimo Borrelli. Ci ho azzeccato. Assolutamente. Un grazie sempre a te, sei sempre cara, soprattutto quando intoni questo brano. Però soprattutto siamo per Massimo stasera, quindi siamo tutti quanti vicini, soprattutto alla sorella e soprattutto a questa grande manifestazione che è il quinto anno quest'anno. E tu hai fatto parte di tutti gli eventi di Massimo, a qualcuno sicuramente? A qualcuno sì, sicuramente, però questo qua diciamo che è un po' più emozionante perché avrò la possibilità di fare Amico che voli, quindi facendo Amico che voli è un racconto di una persona che non c'è più, la sai bene la canzone. E quindi stasera sarà quell'alchimia che questo grande meraviglioso si fonderà sicuramente. Quindi ti regalerà veramente tanta emozione questo palco col Maschio Angelino, le luci e poi gli altri artisti che prenderanno parte di questo evento. È un po' diverso infatti stasera, me la vedo in una veste diversa. Quindi non è il solito, diciamo, la solita esibizione, ma un momento di gioia per ricordare un grande ragazzo, uomo, Massimo. Hai detto bene, un grande uomo, prima dell'artista c'è l'uomo. Grazie Gennaro De Crescenzo. Salutiamo gli amici di Movida Television. Un abbraccio Movida Television, a presto, Ida, ti voglio bene. Idem. Presto hai lasciato il tuo nido, com'è facile perdere quota, hai fallito e appeso ad un filo di cuore, ora balli sonoro sedere. Perché ho avuto questa data, la disponibilità di questa data me l'hanno comunicata il 3 settembre, quindi capite che in 11 giorni siamo riusciti, in l'associazione Massimo Borrelli, ad organizzare tutto questo per dimostrare che questa associazione è stata solamente fermata dalla pandemia. Con questo volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato prima della pandemia e ringraziare tutti quelli dopo la pandemia. Ringraziare tutti gli artisti che si sono esibiti qua sul palco questa sera, che li ho veramente soltanto è bastata una telefonata, e ringraziare anche quelli che mi hanno chiamato e ho dovuto dire di no. Un grazie di vero cuore, grazie a voi. Se potete seguiteci sempre, se potete donate sempre, che fa bene. Donare a una persona che non si conosce credo che sia il massimo significato dell'amore. Grazie di vero cuore. E finché non ci saranno soluzioni e guarigioni a questo male del secolo, noi continueremo sempre, grazie a Peppe Laurato, Maria Rosaria Borrelli, con l'associazione Massimo Borrelli Ollus. Mi raccomando, andate su Instagram e cliccate like per altri prossimi progetti e sostenete sempre la ricerca. Da Ida Piccolo e dallo staff di Movida Television è tutto, e anche dal Maschio Angioino e dalla kermesse di Made in Sud e tanti artisti della canzone napoletana. Alla prossima avventura, ciao! Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.